orgogliosissimi, contenti di avere nel giorno della memoria 2022 a Senigallia la storica professoressa Anna Foa, che salutiamo, ben trovata. Grazie, sono io che sono orgogliosa di essere, sia pure a distanza, in un posto straordinario e anche storicamente importante come Senigallia. E allora la parola passa immediatamente a Remo Morpurgo. Buongiorno, siamo qui nella Sinagoga di Senigallia per il giorno della memoria. E il giorno della memoria è stato approvato dal Parlamento italiano nel 2000 con il voto favorevole di tutti i partiti, come a segnalare dopo 60 anni la risposta dell'Italia Democratica al un altro voto della Camera dei Deputati del 1938 che all'unanimità approvò le leggi razziste. Si può pensare con quella data del 2000 iniziato un nuovo percorso che faccia conoscere una verità storica e una riflessione sincera dell'Italia e dei suoi cittadini? Certamente credo che sia iniziata una nuova fase. Badate bene, non è una fase più facile dell'altra. Anzi, forse era più facile accumulare necessità di costruire memoria che nel momento in cui ci si è trovati di fronte in qualche modo a una memoria costruita, decidere di come tramandarla e che cosa fare di questa memoria, come evitare che diventasse una memoria esclusivamente formale o retorica, ecco, questo forse è ancora più difficile. Certo, c'è stato uno sdoganamento rispetto agli anni, quelli del dopoguerra immediatamente, ma poi anche quelli successivi. È stato un processo molto lungo quello di costruzione della memoria. Io da persona anziana me lo ricordo bene, fin da quando ero piccola ricordo i primi libri usciti nel dopoguerra e io che a 8-9 anni li leggevo in casa e la stupore di trovarmi, venendo da Torino, in cui resistenza e deportazione erano cose, soprattutto poi nella mia famiglia, comuni, di trovarmi in un mondo in cui quasi a scuola, per esempio, non se ne parlava. Quindi c'era questo oblio. Non esageriamo poi con l'oblio, perché sono anni in cui escono libri importanti, molti, c'è una produzione immediata nei primissimi anni del dopoguerra di reduci dai campi, sia politici che ebrei, molto grossa. Comunque è un processo, dicevo, molto lungo, e quando si è arrivati alla giornata della memoria, che poi è diventata mondiale con l'ONU ed è diventata europea ed è l'unica ricorrenza civile festeggiata in tutti i paesi dell'Unione Europea, sia pure in diverso modo e con diverse date. Questo è molto importante, che vuol dire che l'Unione Europea si è costruita su dei valori che sono i valori del rifiuto del razzismo, del rifiuto dell'antisemitismo, del progresso civile, tutta una serie di valori che sono tipici del mondo ebraico e della resistenza al fascismo e al nazismo. Ecco, quindi, però detto questo, siamo in un momento di grande difficoltà. Tutte questi libri, queste riflessioni che escono sulle difficoltà della giornata della memoria lo dicono. Io personalmente credo che sia meglio che ci sia la giornata della memoria, per quante siano le difficoltà, perché se non ci fosse, se veramente tutto questo non fosse successo, probabilmente molte, moltissime memorie si sarebbero perdute. Nonostante le difficoltà, è meglio affrontare le difficoltà piuttosto che rinunciare a questa ricorrenza, che è comunque un punto di coagulo di memorie, di costruzione di memorie, di costruzione di interpretazioni storiografiche. È un punto su cui tutto questo si raduna per prendere poi direzioni diverse, ecco. Però detto questo, mai come negli ultimi 2-3 anni ci troviamo di fronte a delle difficoltà che vengono in parte anche molto dal mondo ebraico. Professoressa Foa, proprio in relazione a questo discorso sulla memoria, potremmo applicare anche storicamente una sorta di memoria selettiva che ci fa partire dalle risorse più belle del nostro paese, del nostro continente? Cioè, cosa proprio non dovremmo dimenticare e ci fa bene ricordare? Non dovremmo dimenticare certamente le leggi razziste del 38, che sono state troppo a lungo dimenticate. Pensate che solo 50 anni dopo, nell'88, si è cominciato a fare delle riflessioni e delle indagini storiche importanti su questo. È stato un elemento che è stato
rimosso o anche occultato, proprio per evitare che un coinvolgimento eccessivo dell'Italia, che doveva sedersi al tavolo dei vincitori, non a quello dei vinti, e che doveva ricostruire una sua identità di nazione e democratica, si è trovata a non riflettere sulle leggi razziste, e nemmeno il mondo ebraico nei primi decenni ha troppo insistito su questo. E quindi questo è un elemento fondamentale e importante che non riguarda gli ebrei soltanto, certo, riguarda gli ebrei. Dobbiamo anche ricordare che riguarda le persone cacciate dalle scuole, le persone cacciate dal lavoro, andare a indagare sulle loro percezioni, quindi, ma riguarda la nazione italiana, l'Italia, lo Stato italiano che si è trovato sotto il fascismo a rifiutare tutti i principi ideali su cui si era costruita la nazione italiana nell'Ottocento con il Risorgimento. Quindi è qualcosa che riguarda tutta l'Italia, anche se l'Italia le ha accettate senza troppe, anzi senza quasi nessuna reazione. Ma era una dittatura e questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. Una dittatura anche molto, non, forse non feroce, ma comunque che mandava al confino e nei campi di internamento tutti i suoi oppositori. L'altra cosa che non dobbiamo dimenticare, e credo che sia importante, oltre ovviamente a come si è svolta la Shoah, alle razzie e anche al rapporto fra la Shoah e l'uccisione dei civili, dobbiamo pensare che la Shoah avviene in una guerra che ha fatto dell'uccisione dei civili, dai bambini ai vecchi, uno dei suoi cardini, e pensiamo agli enormi, a tutta la serie di eccidi che si susseguono nell'Italia nel 44, nel 43, 44, man mano che le truppe della Wehrmacht, non delle SS, lasciano l'Italia. Ecco, non dimentichiamoci questo, comunque noi dobbiamo anche pensare che al ruolo che hanno avuto i fascisti di Salò nella deportazione degli ebrei, perché possiamo certamente accettare il fatto che Mussolini, per motivi suoi, per alcuni anni, fino al 43, quando è caduto, ma stava già cambiando idea, evitato di consegnare perfino gli ebrei stranieri nei posti in cui, per esempio, la Francia è occupata dall'Italia o la Jugoslavia. Però resta il fatto che Salò ha lanciato la caccia all'ebreo in prima persona, che tutti gli ebrei italiani sono diventati ebrei stranieri, come tali nemici e soggetti all'arresto e alla consegna alla deportazione, e che Salò e i fascisti di Salò hanno attuato quasi metà forse di più, su questi numeri è molto difficile discutere e trovare dei dati, comunque una metà, diciamo, circa degli arresti. Senza la collaborazione di Salò sarebbe stata molto difficile portare avanti in Italia la deportazione degli ebrei nella situazione in cui si era, con l'avanzata anglo-americana e le truppe tedesche impegnate a contrastarla. Questo è un altro elemento. E l'altro elemento forse è la straordinaria resistenza, resilienza degli ebrei, ma dei non ebrei insieme. C'è stato un momento alla fine della guerra, quando man mano cadevano le città, venivano liberate, in cui non dico si è dimenticato, ma si è guardato avanti per l'Italia, da parte di tanti ebrei che si sono impegnati a combattere per ricostruire la nazione italiana, lo Stato italiano dopo il fascismo, e si è guardati avanti per il mondo ebraico, ricostruendo le comunità con l'aiuto della brigata ebraica che aveva lasciato tanti dei suoi soldati in Italia a aiutare le comunità. Due diversi momenti, ma due momenti che in qualche modo confluiscono. Pensiamo alla figura di Cantoni, che diventa il presidente dell'Unione Comunità Israeliti, che si chiamavano ancora israeliti, e che era stato antifascista, era sionista ed era uno forse colui che aveva guidato l'opera di salvataggio degli ebrei durante l'occupazione. Quindi sono tre momenti importanti che credo che vadano sottolineati e fatti sempre nostri, nostri intendo nel mondo ebraico, ma forse nostri anche nel mondo non ebraico. In effetti la storia ogni tanto ci propone dei giri di boa che fanno la differenza, che creano un prima e un dopo. Tra questi, venendo alla nostra contemporaneità, la crisi della pandemia è uno di questi che ha creato tante riflessioni e tanti interrogativi sul nostro modo di stare insieme.
cosa raccontate, cosa sta raccontando di noi questa crisi, recuperando anche le categorie che citava per un momento storico ben definito? Beh, ci sta raccontando che entrare in una crisi quando per di più si è abituati a 50 anni più di pace, di crescita economica anche nella crisi, ma comunque nessuno fa la fame come alla fine degli anni 40, quando ancora in Italia si faceva la fame vera, o come durante la guerra, quando certamente c'è una decrescita del benessere, ma questo non implica delle cose che sono sia pur lontanamente simili a quello che succedeva allora. Io ripercorrevo le fotografie di famiglia e vedevo mia nonna, la foto di mia nonna con me in braccio. Io sono nata alla fine del 44, magra come un'acciuga letteralmente. E sì, certo, chi viveva in campagna aveva un po' di più, chi andava dai borsari neri aveva un po' di più, ma i resistenti, per esempio, come erano i miei, non andavano dai borsari neri, perché i borsari neri vendevano la borsa nera, ma potevano anche vendere i patrioti o gli ebrei. Ecco, e quindi c'era questa. Erano soffrivano veramente la fame. Allora adesso questi paragoni che vengono fatti dai Novax e dalle infiltrazioni neonaziste nei Novax sul fatto che il clima della pandemia che ci toglie la libertà, ma è la pandemia che ci toglie la libertà, non i provvedimenti presi per evitarla o per ridurne le conseguenze. Ecco, che assomiglino al nazismo sono francamente non solo indecorosi e sbagliati, ma veramente da evitare, da colpire, in quanto, visto che abbiamo una legge sul negazionismo, io non ero tanto favorevole, comunque c'è, usiamola per favore, almeno in questi casi, che questo è negazionismo. Dire che nei campi si stava come in Italia, chiusi in casa, che non si può uscire e andare al bar o alla partita, vuol dire che stai negando la realtà dei campi. E detto questo, è vero che ciascuno vive le crisi come le sente, come le percepisce. Gli psicologi continuano a dire che i nostri giovani, i nostri ragazzi, i nostri nipoti sono sotto trauma. Non so quanto questo sia vero su tutti. Io ho una bisnipotina, sono bisnonna di 10 anni, che adesso che la sua maestra è positiva, si è chiusa in camera tutta allegra e ha messo un cartello che diceva: attenzione, non entrare, possibile positiva. Quindi non credo che sia traumatizzata al punto per il fatto di non uscire di casa. Bisogna anche vedere come le famiglie gestiscono questo. Credo che questo discorso sugli adolescenti e i bambini vada riportato alle famiglie in modo. Certo, non c'è stato un aiuto psicologico, però voglio dire, abbiamo vissuto degli anni di improvvisazione a tutti i livelli e forse ne siamo usciti meglio di quanto non si potesse sperare. Quindi io non so, credo che siamo in difficoltà, siamo in crisi, tanti lavori sono chiusi, tutto quello che volete, nessun confronto è possibile, nessun confronto è legittimo. Per questo vorrei tornare al 16 ottobre 1943 e alla retata, alla deportazione degli ebrei di Roma, che è stata una ferita enorme, una lacerazione per una comunità che ha subito una distruzione, la cancellazione di intere generazioni. E quindi lei cosa ci può raccontare di questo tragico avvenimento e forse di una reazione che c'era stata e che qualcuno aveva intravisto, ma non è stata creduta? Sì, non è stata creduta. Non è stata creduta perché era difficile per un ebreo occidentale, per un ebreo che viveva a Roma, che tutto questo potesse succedere. E invece è successo. I nazisti hanno dato la disposizione di arrestare tutti gli ebrei italiani e poi gli ebrei romani, e Danne, che era venuto in Italia con pochi ufficiali e soldati, ma ha chiesto l'aiuto di, fra l'altro, di riservisti, è stato ultimamente trovato, della Wehrmacht e delle SS, ma che non erano neanche abituati, per fortuna, degli ebrei italiani, romani, a fare razzie di tedeschi, mentre mentre Dannecker aveva una grossa esperienza, aveva lavorato a Parigi sulle razzie in Francia. Ora
Cos'è stato? È stato un trauma inenarrabile per la città, è stato un momento, tutta la città, non soltanto la zona dell'ex ghetto, come spesso si dice, un momento in cui alle 5:30 del mattino camion tedeschi hanno circondato vaste zone, la zona dell'ex ghetto è stata tutta circondata e hanno cominciato con questi elenchi, elenchi. Badate bene che per la maggior parte, qui c'è tutto un dibattito se alcuni elenchi fossero invece stati rubati in comunità, ma per la maggior parte venivano da quel censimento fatto da Mussolini che non era ancora il regime di Salò, ma era ancora il cosiddetto regime buono, mettiamo 3.000 virgolette di Mussolini, in cui gli ebrei erano stati per la prima volta censiti separatamente dagli altri, sottolineo, cittadini italiani, aprendo la strada alla discriminazione contro di loro. Ora, questi elenchi sono stati usati dai nazisti, troppo poco è stato detto prima, gli allarmi che sono stati dati, fra l'altro, dal rabbino di Roma, Israel Zolli, Zollero, Zolli, da quando ha preso il nome, italianizzato il suo nome, che cercava di chiudere tutte le istituzioni comunitarie, di dare ordine, diciamo, suggerimento agli ebrei di cercarsi dei documenti falsi e di nascondersi. Questo è stato fatto a Firenze, questo è stato fatto a Genova, ad opera del rabbinato e delle organizzazioni cattoliche riunite, fra l'altro, sia a Genova che a Firenze. A Firenze l'arcivescovo è stato nominato giusto delle nazioni, e anche a Genova ci sono stati dei grandi riconoscimenti. E questo invece non è stato fatto a Roma. Certo, a Roma c'erano molti più ebrei, c'erano molti ebrei stranieri, era molto difficile, però c'è stata come quasi una volontà di rimuovere il problema, e forse dobbiamo anche cercare di caratterizzare diciamo, il ruolo politico di queste istituzioni, cioè la dirigenza della comunità romana, la dirigenza dell'Unione delle comunità che erano affidate a persone che si fidavano dei fascisti, si fidavano anche dei tedeschi. Roma, in qualche modo, gli abitanti romani, soprattutto quelli più poveri, quelli che abitavano nella zona dell'ex ghetto, quelli che non avevano possibilità di sentire Radio Londra, o che non avevano avuto rapporti con le informazioni che venivano dall'estero, venivano le informazioni. Il rabbino Zolli, fra l'altro, aveva due fratelli morti, uno in un ghetto e l'altro in un campo di sterminio, quindi le informazioni venivano. E tutto questo è stato messo fra parentesi per cercare di non irritare, è stato detto poi nel dopoguerra, nel dibattito che ne è seguito, i tedeschi. Detto questo, era anche molto difficile cercare di salvare gli ebrei romani in quel contesto. Pensiamo, per esempio, solo una settimana prima della grande deportazione degli ebrei romani c'è stata la deportazione dei carabinieri il 7 ottobre. I carabinieri, pensati come troppo favorevoli a Badoglio, alla monarchia e quindi non favorevoli a Salò, sono stati disarmati per ordine del maresciallo Graziani, l'ordine è firmato, e poi deportati in Germania quasi 2.000 carabinieri, perché si pensava che avrebbero creato problemi durante la razzia del 16 ottobre. Comunque erano considerati nemici di Salò e del Reich. Pensiamo quindi alle difficoltà di intervenire in una situazione in cui il 10 settembre i nazisti avevano praticamente occupato tutte le istituzioni e tutti i luoghi di potere della città. Resta il fatto che questi 1.022 ebrei romani arrestati, in maggior parte donne, bambini e vecchi, perché gli uomini sono stati fatti scappare nell'idea errata che fossero solo loro che dovevano essere presi. È impressionante questa cosa che circola e continua a circolare anche successivamente, delle donne che pensano, le vecchie, o le madri con i bambini piccoli, le donne incinte che pensano
di essere immuni dall'arresto, invece non lo sono state. Ci sono dei casi ripercorrendo la storia, dando un volto e una storia a queste figure degli arrestati. Ci sono dei casi veramente terribili, come una donna che ha partorito appena arrestata la notte dell'arresto al collegio militare dove gli ebrei erano stati portati. Il suo bambino non ha mai avuto un nome ed è morto forse nel trasporto. Ecco, tutto questo E questi di loro sono stati forse anche dal Vaticano, da Pio XII. Io penso che bisogna andare molto cauti nel determinare le responsabilità o meno. Non sono una di quelli che danno addosso alla Chiesa senza. Penso che la Chiesa abbia più responsabilità sul dopo, sull'antigiudaismo che circola nel dopoguerra, sul fatto di non sapere trarre le conseguenze da quello che è successo, che sul prima, quando comunque si aprì i conventi, aprì le istituzioni ecclesiastiche. Detto questo, certamente questi ebrei razziati furono dati per persi di fronte alla possibilità di arrivare a un tacito, forse, accordo con i tedeschi per consentire che le istituzioni ecclesiastiche e i conventi offrissero spazio non solo agli ebrei perseguitati, ma anche ai politici, anche a coloro che non aderivano a Salò. È una storia molto tragica, comunque quel treno la simboleggia in pieno. E poi ci sono le fosse ardeatine, in cui sono 75 ebrei su un numero spropositato rispetto al numero. Perché? Perché quando Kappler decide per la rappresaglia, vorrei dire una cosa, c'erano state da parte della resistenza molti attentati prima dell'attentato di Vieraselle, che certo aveva un numero più alto di morti perché la bomba è stata piazzata nel luogo in cui questo distaccamento di SS, erano SS, tirolesi scendeva lungo Vieraselle, Vieraselle in discesa, e ecco, questo causò più morti. Resta il fatto che molti attentati c'erano stati prima e non c'erano mai state delle reazioni, c'erano state minacce, ma mai reazioni del tipo di quella delle fosse ardeatine. La reazione inoltre nazista fu immediata, cioè già il giorno dopo furono le fosse i detenuti furono portati alle fosse ardeatine assassinati, e però non c'era il numero sufficiente, bisognava trovare 332 persone da assassinare, non c'era il numero. Allora si portano tutti quelli che stavano in carcere, nel carcere Regina Coeli, tutti quelli che stavano a Via Tasso, che era la sede di Kappler, e nel carcere Regina Coeli si portano via anche i detenuti comuni per far numero. E poi si cercano gli ebrei e i gruppi dei fascisti si scatenano in giro per la città, quasi una seconda razzia, però fascista questa, cercando gli ebrei e arrestandoli. E altri 20, 30, 40 ebrei si aggiungono a questo numero fino a che nel 24, alle 2 del primo pomeriggio, mentre una folla di familiari assiste da fuori senza capire cosa sta succedendo, dove stanno andando, i camion partono e ritornano col loro carico di condannati a morte. Un altro grande trauma per la città. E facendo un po' questo andirivieni tra la storia di allora e quella contemporanea, in Germania proprio in questi giorni si sono avviati alcuni processi, un paio per ora, per crimini contro l'umanità contro funzionari del regime siriano. In realtà questa notizia non è stata molto riportata nel sistema mediatico italiano, ma come valuta, anche alla luce della sua autorevolezza di storiografa, questa iniziativa giuridica che, ripeto, in Italia non è stata raccontata più di tanto. Io credo che senza la lezione, usiamo questo termine, per quanto possa essere sgradito qualcuno, della Shoah, senza la riflessione che è stata fatta sulla Shoah, senza l'istituzione di crimini contro l'umanità, di genocidio, l'etichetta giuridica di genocidio, senza il ruolo che ha avuto un ebreo polacco emigrato in America, Rafael Lemkin, in questo processo di costruzione di una nuova giurisprudenza, non si sarebbe mai arrivati a giudizi e a possibilità di incriminare qualcuno su questi temi come si sta facendo oggi. E credo che
io l'avevo letta questa notizia sull'incriminazione del siriano, è stato riconosciuto da una sua vittima sfuggita mentre in una strada tedesca ed è poi stato denunciato e arrestato. Credo che sia molto importante che ci siano tribunali internazionali o anche locali che possono utilizzare gli strumenti della lotta contro i crimini, contro l'umanità e i crimini di guerra. E credo che questa sia stata una grande lezione che la Shoah ha dato, l'introduzione dell'idea che ammazzare le persone, i vecchi, le donne, i bambini, torturare sia un crimine contro l'umanità e che esistano i genocidi. Dobbiamo essere molto cauti sull'esistenza dei genocidi, non si può paragonare una violenza magari politica a un genocidio, però i genocidi ci sono, sono tutti diversi, ma hanno un filo che li collega e questo filo dobbiamo trovarlo, discuterlo e giudicare sulla base di questo filo. Tornando alla memoria che ci ha permesso così di forse sentire, avere un sentimento comune, di in qualche modo rivivere certe situazioni di tragiche e di dolore, e poi occorre il superamento, occorre forse una giustizia riparativa che sarebbe dovuta intervenire molto prima, non una giustizia che condanni, ma una giustizia che faccia capire l'origine e la situazione in cui le vittime si sono trovate e permetta di ricostruire relazioni, permetta di ricostruire e ritrovare quella identità che era stata calpestata. E in questo percorso la storia forse può rappresentare quella universalità che la memoria in realtà non riesce a dare, perché ciascuna vittima o ciascun carnefice ha la propria memoria che non può essere condivisa, a mio avviso. Guardi, forse adesso questa giustizia ci può essere. Certamente pensiamo al Sudafrica, a Desmond Tutu, all'arcivescovo Desmond Tutu e alla commissione che è stata tentata e attuata in Sudafrica, ma pensiamo anche a tante altre situazioni durante il genocidio degli Hutu nel Ruanda, molte ci sono state causate dagli Hutu contro i Tutsi, ci sono stati poi successivamente al genocidio ci sono stati dei tentativi di attuare una giustizia di tipo sudafricano. C'è un bellissimo libro di una sopravvissuta, Yolande Mugakhazana, che riporta le immagini e le foto delle vittime dei carnefici accanto, che è andata a visitare con un giovane fotografo molto capace di tirar fuori l'anima dalle foto, le immagini dei carnefici e le accostate a quelle delle vittime, per cercare di capire. In Italia niente di tutto questo è stato fatto. L'amnistia cosiddetta Togliatti, ma voluta fortemente da Togliatti anche, era un armistizio, una giustizia che copriva praticamente tutto quello che era successo, che consentiva che i crimini peggiori fossero derubricati a violenze, che fra l'altro non consentiva che fossero perseguiti i crimini commessi per motivi ideologici, per esempio l'antisemitismo, per cui se leggiamo i processi di quegli anni contro i fascisti delle bande a Roma, per esempio, vediamo che i giudici insistono sul furto degli oggetti perché è l'unico modo che hanno per condannare. Se invece condannassero non possono condannare chi agisce per antisemitismo, bisogna sottolineare l'avidità e la volontà di rubare per condannare. Allora, noi abituati a considerare in fondo il furto degli oggetti come qualcosa di meno grave dell'uccisione delle persone, ci troviamo un po' spiazzati di fronte, che era una volontà di conciliare. Conciliare si può, ma come ci ha insegnato il Sudafrica, si può sul riconoscimento e sulla giustizia, non si può sulla cancellazione dei crimini. Volevo ricordare la profonda delusione nell'Italia repubblicana nel vedere che incarichi di vertice, in particolare fino a quello di presidente della Corte Costituzionale,
fu dato, fu assegnato e ci vide come persona Gaetano Azzariti, che fu il presidente del Tribunale della Razza, quindi una delle persone compromesse con il regime fascista. E come poté l'Italia in quel momento non cancellare e ignorare quella storia che era ben nota? Possiamo pensare alle esigenze della Guerra Fredda, in cui fra l'altro molti carnefici finirono sotto l'ala protettiva dei servizi segreti americani o dell'esercito americano. Possiamo pensare a tante cose, possiamo pensare alla volontà di cancellazione che questo paese aveva, in cui tutti volevano dimenticare, anche gli ebrei. Io ho visto fonti, lettere, anche ebrei che dicevano vogliamo solo dimenticare. E possiamo pensare a tutto questo. Certo, alcune cose sono eclatanti, la cosa di Azzariti è assolutamente una cosa eclatante, ma anche Graziani, anche il fatto che Graziani non abbia pagato per le sue colpe, e anche qui c'è un motivo, perché l'Italia aveva paura che si ponessero sotto accusa le colpe italiane nelle colonie in Etiopia, che sono colpe assolutamente grandissime. Tra l'altro la maggiore strage di cattolici, no scusi, erano copti, di cristiani in Africa è stata compiuta dagli italiani in Etiopia dopo l'attentato a Graziani. Ecco, tutto questo, l'Italia aveva, diciamo, i suoi scheletri piuttosto grossi nell'armadio e aveva paura che fossero tirati fuori. Possiamo comprendere, capire, ma non giustificare, certo. E la casa di Azzariti, su cui fra l'altro è stato appena scritto uno studio da Massimiliano Boni, che viene presentato credo in questi giorni. Ecco, è un caso assolutamente eclatante. Credo che i governi italiani del dopoguerra, anche dopo il 48, avrebbero potuto evitare che certi casi clamorosi, evitare senza incidere sulla loro politica, diciamo, di pacificazione, di cancellazione delle colpe, avrebbero potuto evitare che alcune colpe troppo clamorose fossero cancellate così. Professoressa Foa, noi siamo stati no contenti di più, proprio incollati alle sue parole. Il giorno della memoria a Senigallia quindi si arricchisce ulteriormente di questa sua autorevolezza storica, che allarga gli orizzonti, ci fa pensare alla storia, ma con una grande voglia di essere cittadini della contemporaneità in modo diverso e più consapevole. Grazie da Senigallia. Grazie molte, grazie molte. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.